Psicologia, che voi sapete, un'altra volta, letteralmente significa scienza dell'anima, e si è adattata a questo modello di società, diventando anch'essa senza anima, perdendo ogni interesse per la profondità dell'essere umano, per i valori universali, per la spiritualità, interesse che invece aveva in passato. La psicologia si occupa anche di questi aspetti, di problemi metafisici, eccetera. Perciò io penso che la psicologia attuale, senza dover rinunciare ai criteri scientifici che i giuristi si chiamano, debba tornare ad interessarsi di anima, tra virgolette, di anima, cioè nel senso che deve aiutare le persone a riscoprire quei valori universali, naturali, per non andare poi ad autosabotarsi, non per niente, per andare nella giusta direzione. Quei valori che sono nel profondo di ognuno di noi, ma che molto spesso non vengono percepiti, se non si è coscienti di certi valori. Perciò poi si fanno delle scelte, delle cose controproducenti, come ho detto io. Come dovrebbe fare? Semplicemente la psicologia attuale dovrebbe aiutare le persone, come molti settori della psicologia attuale fa già, aiutare le persone a fare il loro percorso di crescita personale, per aumentare il livello di maturità, di consapevolezza. È questo che rende poi, no? Fa prendere coscienza alle persone di questa globalità, di essere inseriti in un sistema, di essere dei sistemi unitari comunque interdipendenti, eccetera. Quindi c'è bisogno di favorire, di aiutare le persone che molto spesso non riescono a fare il loro percorso di crescita personale. Perché? Perché c'è molta interferenza da parte di molti condizionamenti che impediscono questo percorso, e quindi aumentare semplicemente il loro livello di maturità, di consapevolezza, per riportare la coscienza a quei valori naturali, spirituali, universali, come per esempio la solidarietà, la generosità, la comprensione, l'amore nel senso, no? Di unione, di accoglienza, di ascolto, tutti questi valori che uniscono le persone, che derivano, che sono naturali, derivano direttamente dalla propria anima, che non si riescono più ad ascoltare, perché io credo che nonostante il frastuono, lo stordimento di questa società, mass media, eccetera, continue televisione, e questi valori profondi continuano dentro a risuonare, vogliono essere, vogliono arrivare alla coscienza. E l'obiettivo finale, insomma, io penso che nella psicologia dovrebbe essere quello di aiutare le persone a diventare pienamente consapevoli, consapevoli di essere un sistema unitario. Quindi che significa? Comunque in grado di stare bene anche da solo, e con questa coscienza poi collegarsi nella maniera giusta, matura, agli altri elementi, alle altre persone, non in una maniera, no, disfunzionale. Quindi in pratica aiutare a realizzarsi completamente, senza lasciarsi affascinare dai valori, dalle mode, dalle ideologie del momento, cerca di inculcare. E allora, qual è l'approccio della psicologia che va in questa direzione? C'è un approccio della psicologia che si chiama il modello olistico. Il modello olistico al modello di sviluppo di questa società, che
come ho detto prima, è un modello che provoca degrado umano, sociale e ambientale, perché divide le persone, le mette uno contro l'altro, no? Una ricerca esasperata del successo, del personale, a scapito magari degli altri. A questo modello di sviluppo, il modello olistico contrappone un modello di sviluppo fondato su valori universali, quelli che avvicinano, che tendono ad unire, perché il modello olistico parte da una visione globale della, e prende in considerazione anche la profondità dell'animo umano. Il paradigma olistico della psicologia infatti considera che, per esempio, la personalità è influenzata da vari fattori, tra cui, come tutti sapete, l'imprinting genetico, l'aspetto genetico influenza la personalità, l'imprinting epigenetico, emotivo, psicologico, socioculturale, ma anche, come vedete, considera l'influenza di un sé profondo sulla personalità, cioè di un'anima sulla struttura della personalità. Secondo questo modello, la personalità quindi è il frutto di una multifattorialità di elementi che ne condizionano l'espressione e la qualità. È il modello biopsicosociale di Engel nel 1977. Andiamolo a vedere. Secondo Engel, la struttura di personalità è il frutto, è condizionata da questi cinque fattori. L'influenza genetica. L'influenza genetica, tutti quanti conoscete che significa, per comprenderla anche per chi non è diciamo, informato su questi aspetti, considerate per esempio le razze dei cani. Le razze dei cani, la mia razza dei cani ha delle tendenze di temperamento visibili e evidenti. Abbiamo razze di cani come Doberman e Rottweiler, per esempio, che sono in cui predomina geneticamente il sistema dominanza, rabbia, molto aggressivi, dominanti, proprio perché il loro gene. Altre razze canine hanno qualità più pacifiche, non amano lo scontro, il San Bernardo, per esempio, la Terra Nuova. Diciamo, prevale il sistema piacere corporeo legato alla serotonina, che è più attiva in queste, proprio per influenza genetica, sono particolarmente stabili, docili, mansueti. Altre razze sono molto affettuose, cioè predomina questo aspetto, affezionate al padrone, no? Alla casa, ad esempio, i cocker, i beagles, eccetera. Ogni cucciolo già alla nascita mostra queste tendenze di temperamento specifiche della sua razza, proprio per l'influenza genetica. Come nelle razze canine, così anche negli esseri umani ci sono c'è un temperamento, no, di base che è soprattutto influenzato dall'influenza genetica. L'imprinting epigenetico, che cos'è? L'imprinting epigenetico è l'equilibrio, dipende dall'equilibrio psico-neuroendocrino immunitario della madre, in particolare i settaggi di ormoni e neurotrasmettitori fondamentali come il cortisolo, la serotonina, l'ossitocina, la dopamina, il testosterone durante la gravidanza. Cioè, questi settaggi, questi ormoni possono andare ad influenzare subito il feto e quindi determinare un imprinting già prima della nascita. Scusa, si viene a verificare una personalità fetale. Già il feto viene influenzato dagli ormoni, quindi non è proprio un'influenza genetica, ma un'influenza prenatale, cioè dovuta per agli ormoni, a questi ormoni. Il pensiero della mamma. Ecco. L'imprinting emotivo e psicologico è quello che voi tutti conoscete, nei primi anni di vita, soprattutto le relazioni con le figure significative, genitoriali. I condizionamenti affettivi, psicologici della madre, del padre, tutte le figure significative, anche insegnanti a volte,
determina un'influenza, e questo è il terzo fattore che influenza la personalità, emotivo, psicologico. I condizionamenti socioculturali, poi, oltre alle relazioni familiari, anche la società, attraverso i mass media, influenza la personalità, fattori politici, economici, morali, religiosi della società in cui si vive, regolare molto spesso dei mass media, social, oggi veicolano molti valori e influenzano la personalità dei giovani, soprattutto di via di formazione, influenzano i tratti emotivi e psicologici che formano la personalità adulta. Esiste anche un'influenza di un sé profondo, secondo Emil, un sé profondo, cioè un'anima che può avere differenti livelli di consapevolezza e di integrità. Molto spesso non ce ne accorgiamo. Si è osservato che una persona con un'alta consapevolezza, queste persone sono difficilmente condizionabili e suggestionabili, vuoi dalle influenze psicologiche, relazionali, vuoi dalla società. Mentre altre persone mostrano un'evidente debolezza e suggestionabili rispetto agli imprinting esterni, che fanno le stesse prove, esperienze, vengono facilmente condizionati. Secondo me questo dipende dal sé profondo. Secondo me l'anima, la consapevolezza, cioè la coscienza profonda presente in ogni persona, può crescere bene e manifestarsi come sé. In questo caso si ha un alto livello di consapevolezza. Oppure venire inibita questa parte profonda nella sua attività funzionale, nella sua manifestazione, deve essere più o meno inconsapevole. E qui abbiamo un medio-basso livello di consapevolezza di sé. E in questa situazione si crea un io sociale, un ego, una falsa personalità sociale,